Benvenuti ragazzi in questo 12° episodio di GT5RP Vita Reale Italiana. Oggi mi trovo in una location un po' strana, perché ho Carlo Cracco dietro di me, come vedete qua. Perché siamo al ristorante Cracco, veramente, nel server, nel gioco, insieme ad altri della nostra mafia, tra cui il boss. Perché oggi c'è un nuovo incarico, un incarico di sabotaggio. Ma adesso andiamo fuori e lasciamoci spiegare meglio. Eccomi qua, boss. Buon pomeriggio Antonio. Sabotaggio. Sabotaggio, giusto? Sabotaggio. Di chi? Di che cosa? Cosa dobbiamo sabotare? Sabotaggio, sì. Allora, voglio scommettere una grossa somma di denaro su una macchina della Formula 1. Ed è un'auto quotata abbastanza bene, quindi se dovesse vincere è chiaro che vinceremmo una bella somma, ragazzi. Però c'è un problema. C'è una Ferrari che mi è stata detta che è molto, molto, molto veloce ed è possibile appunto che vinca lei questo Gran Premio. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo intercettare quest'auto che è appena arrivata in città al porto e verrà trasportata in un deposito. Noi dobbiamo intercettarla, rubarla e ovviamente portarla nella nostra officina e sabotare il motore. Cioè, volete sabotare per il Gran Premio di Formula 1? Ho scelto te, Antonio, Davide e Gabbo. Che ne pensate? Quindi noi tre. Benissimo. Sì. Ci ha selezionato, ragazzi, solamente in tre, tra cui noi. Quindi vuol dire si fida molto. Sono d'accordo, boss. Non ci dovrebbe boss, però come faremo a sabotarla nel concreto? Non potrebbero beccarci? Qual è l'obiettivo di questo sabotaggio? Cosa dobbiamo sabotare? Come, che trasporto avrà questa Ferrari Formula 1? Allora, sarà trasportata... Non è facile. No, assolutamente, però per i soldi questo ed altro. Verrà trasportata dal porto fino a un deposito dopo la Tiburtina. Quindi voi la beccherete in autostrada, in Tiburtina. Ci saranno, penso, tre camion, quale uno di quelli ha a bordo la Ferrari. Andate con i veicoli, intimate i guidatori a fermarsi, prendete... Dovrebbero essere armati oppure sono dei semplici autisti? No, semplici autisti, niente. Come facciamo a sapere che va sulla Tiburtina? Abbiamo delle informazioni. Esattamente, ho la mia fonte che mi ha... Penso sia vero, perché sulla pontina secondo me sarebbe troppo vistoso. Vero? Esatto, Vedrebbero tutti. Sulla Tiburtina non ci va nessuno, quindi potrebbe essere plausibile come cosa. E una volta che li avremo fermati, come la trasportiamo? Ruba il veicolo, ruba il camion con a bordo la Ferrari, salite a bordo e la portate nell'officina La Croix, che è una nostra officina, un'officina di famiglia. Sì, quelli sì, sabotate mi ricordo. Il motore, ragazzi, sabotatelo, fate quello che volete, l'importante è che non vinca, si veda il Gran Premio. Non si deve vedere però, altrimenti lo avvisano i commissari. È chiaro, voi dovete sabotare il motore all'interno. Che ne so, possiamo fare che si fermerà dopo poco. Possiamo fare esatto, che parte bene, ma poi dopo 10 giri fuma il motore e scoppia. Esatto, l'importante è che riesca a partire e a fare almeno un po' di gara. Dopodiché si dovrà fermare. Anche perché altrimenti se non parte la schedina è nulla. Che peccato però sabotare proprio la Ferrari, boss. Potevamo sabotare la Red Bull. Prossima volta. No, dobbiamo sabotare la Ferrari. Noi abbiamo il nostro veicolo a cui abbiamo puntato una bella somma. Quindi andiamo nei picciotti. Secondo me lei ha puntato sulla Tifi. Ok. Non te lo dico su cosa ho votato. Va bene, chiedo scusa per questa ironia. Ci fidiamo, boss. E tornando seri, adesso andiamo a eseguire l'incarico. Bravi, con che veicolo andiamo a fermare per il tutto? Come possiamo bloccare il convoglio? Prendete due, tre... come si chiamano? I veicoli, quelli pick up. Non mi viene. Raptor? Il Raptor, cioè, bravo. Cioè, stanno all'officina, ragazzi. Bayford Raptor, blocchiamo tutta l'autostrada e scendiamo puntandoli. Esattamente. Sì. Fatemi sapere. Martini, a te abbiamo altre cose da fare. Sì, boss. Signori, dobbiamo sabotare la nostra Ferrari. Potevamo sabotare la Red Bull. Dovrei. E invece, per soldi questo ed altro, non esiste tifoseria. Esatto. Allora, come andiamo fino all'officina intanto per prendere questi bei pick up? Allora, c'è una macchina parcheggiata qui nel garage qua dietro. Io dove? Qua dietro. Vediamo un po' che macchina c'ha. Ah, la Porsche. Vabbè. Comunque ho sentito un paio di sirene fuori, quindi non so per quale motivo. Dovremmo stare attenti. Andiamocene via da qua subito. Andiamo all'officina e prendiamo questi pick up, dai.
Dovremmo essere arrivati, eccoci. Prendiamo questi raptor e... signori, ci avete anche una maschera, ovviamente, in caso di sorveglianze, sì. Dashcam e cose però varie. Però per il momento non vorrei che qualche dipendente ci dia fastidio. No, no, ce la mettiamo dopo, ce la mettiamo dopo. Oh, c'è gente, stiamo attenti. Ecco uno dei raptor che ci potremmo utilizzare. Andiamo, andiamo. Allora, signori, adesso, in quale punto entriamo nella Tiburtina? Allora, la Tiburtina si incontra con due autostrade. Tra cui la Pontina. Quindi, esatto, noi passeremo dalla Pontina e li intercettiamo da lì. Mentre loro andranno verso le Bibbia. Ok, beh, è importante il tempismo, lo sai. Esatto, esatto. Che se andiamo storti c'è un casino, dobbiamo inseguirli. Poi sono dei tir, no? Sono dei... Allora, facciamo così, Antonio. Noi ci cominciamo ad appostare alla Pontina. Ok. E aspettiamo l'orario in cui dovrebbero passare. Abbiamo un segnale, abbiamo delle videocamere, non so. Ci dovrebbero essere delle telecamere all'armeria di Burtina che hanno hackerato uno dei nostri. Quindi quando passano i camion da lì... Ah, quindi abbiamo l'avviso dell'armeria. Esatto. Hai capito? Sì, c'è anche l'armeria, infatti. Allora, passiamo da qua. Sì. Allora. Altro senso. Vado qua? Oh, vai. Attenzione, vedo dei camion. Li vedo anch'io. Sono loro? Sì, sono loro? Bloccali. Fermiamoli. Allora. Fermiamoli. Fermatevi. Scendi. Fermi. Fermo. Aiuto. Fermo. Sto fermo. Fermo, a posto. Ok. Eccola, è questa la macchina, ragazzi. Sì. Ecco la macchina, guido io. Fai spazio, vai. Andiamocene. Andiamo. Portiamola della Croix. Metti il punto all'officina, ragazzi, estrazione effettuata. Abbiamo il rimorchio con sopra la Ferrari. Oh, che storia. Possiamo andare? Sì, abbiamo anche il nostro amico. Ci potrebbero seguire? No. Passiamo da qua, che ne dici? Sì, passiamo sì. In versione. Mamma mia, ragazzi, siamo in autostrada. Però abbiamo il nostro veicolo. Ora speriamo che nessuno si intrometta in tutto ciò, perché al dentro deve essere un delirio, potrebbe finire in sparatoria. Noi vogliamo solamente sabotare questo veicolo. Le abbiamo atterrati, le abbiamo fatti svenire, quindi non potranno ricordare, non potranno sapere quello che è successo. E tutti pensano che l'auto sia quella appunto arrivata regolarmente. E poi l'auto bisogna far arrivare comunque al punto di arrivo, eh? Bisogna che la sabotiamo e la portiamo comunque lì. Sì. Ecco qua, ragazzi, il veicolo scaricato, ce l'abbiamo, possiamo portarlo dentro l'officina. Eccoci. Non qua, c'è nulla allora. Da vedere, non c'è nulla da vedere. Allora, vediamo un po'. Bisogna sabotarla per bene, eh? Certo. Bisogna sabotarla per bene quest'auto. Accendo un attimo, vediamo. Intanto io tanto andiamo in ufficio. Sì, mi raccomando, Gabbo, eh. Lui è un tuo collega? Sì, non c'è problema, mi darà una mano. È fidato? È fidatissimo, non bene. C'è problema. Oh, se sabota bene avrà una paga pure lui. L'importante certo, è che non certo, sia... Non sia visibile, deve essere perfetta l'auto. Ora andate pure in ufficio, noi ci lavoriamo sopra. Ok, andiamo perfetto. Su. Speriamo che funzioni bene. Si immagina se al pit stop la sistemano in qualche modo? Se la fermeranno al pit stop perderò sempre tempo, perché è un problema grave quello che... Più tempo passa, quindi all'inizio della gara, più tempo passa con il motore acceso, più dovrebbe andare male, giusto? Esatto. Vediamo un po', andiamo già a vedere. Andiamo già a vedere come siamo messi, ragazzi, bisogna sabotare bene qua. Siamo messi qui? Bene, guarda, un'ultima svitata dal motore qua dietro abbiamo fatto. Ok, qui avvitato. Ok, ecco, ha fatto team pure. Di sabotatori. Perfetto. Ragazzi, il team. Ci siamo. Sicuri? Sì. Bene, come la portiamo adesso? Ora è un problema, perché farla muovere potrebbe essere un problema. Dobbiamo riconsegnare al box adesso, Gabbo. Sì. Dobbiamo portarla al punto d'arrivo, che era nell'officina nord. Sì. Esatto. La ricarichiamo sul camion, andiamo. Ricarichiamo sul camion, sì. Dobbiamo fingerci però dei dipendenti. Però non dobbiamo metterla in moto, la dobbiamo spostare a mano, ragazzi. Sì. Potrebbe. Spingiamola. Occhio, siamo in tre però. Occhio, ragazzi, occhio. Hai girato un po'? Non è facile, pesa tantissimo. Occhio. Ok. Fermo. Ora vai. Fermo. Vado a girare. Perfetto. Spingila un po' da davanti. Ok. Vai. Vai. Mamma mia, che macchina, signori.
Complimenti, complimenti. Pingiamo davanti. Ragazzi, bisogna farla uscire a tutti i costi. Si può provare? No. No. Non sanno questi passanti cosa si nasconde dentro questa Formula 1. Aspetta, carichiamola e riportiamola al punto d'estrazione. Signor Davide, interessa un attimino per l'officina. Arrivederci. Davide, avvisi il boss. Va benissimo, lo vado ad avvisare. Tu vai ad avvisare, noi andiamo. Va, andate, andate. Ciao. Di chi è stato? Gabbo, portiamola a Nord. Intanto avvisa il boss che ce l'abbiamo fatto, ok? Certo, dovrebbe stargelo avvisando Davide, guarda. Perfetto. Adesso lui, se ci dividiamo, lui con Raptor va verso il boss o comunque a casa e... Quando è la gara? Domani mattina, giusto? Sì, domani mattina vedremo... Se avrà funzionato. Sì, noi abbiamo svitato, guarda, qualsiasi cosa che si potesse svitare. In bocca al lupo, incrociamo le dita, portiamola e vediamo per domani. Ok ragazzi, eccoci qua, sono le 11 del mattino, trasmetteranno questa gara anche qua al cinema col maxi schermo e dunque adesso aspettiamo l'apertura e incrociamo le dita. Signori, stanno per partire, potrebbe essere la nostra fortuna oppure... Che dite? Se avete fatto un ottimo lavoro. Noi dovremmo aver fatto il nostro lavoro, vediamo un po' come partono. Ma adesso tanto saranno primi, lo sai, no? Però pian piano il motore si andrà a fondere. Eccoli! Ecco partiti. Vediamo un po' come finirà, signor boss. È un po' teso lei? Abbastanza. Vediamo, vediamo. Dai, dai. Perché non sta... Perché non decelera? Sta andando troppo bene ancora. Ecco! È fatta! È fatta! È fatta, lavoro. È fatta, boss. Avremo un botto di soldi. Inizia a cacciare. Inizi fuori a cacciare i soldi. È fatta. La ricompensa anche per voi. Guarda, bravi, sul ragazzi, muro. Bravi. Dai, cazzo. Oh, avete manomesso bene quelle gomme, sì, sì. Grande lavoro, Gabbo. Andiamo, cazzo. Andiamocene. Let's go. Hai visto, andiamo. Boss? Abbiamo fatto molto bene, Bravi, bravi ragazzi, sono fiero di voi. Ed eccoci qua a casa per ritirare la nostra ricompensa. Picciotti giorno miei. Di paga. Come avevo promesso, c'è una bella somma di denaro per tutti voi. Di quanto si tratta? Si tratta di 100.000 100.000 euro per noi, ragazzi. Ti stanno bene? Assolutamente sì, la ringrazio. Quanti ne avrà fatti lei però, per quell'incidentino? Non ve lo dico. Sono un botto di soldi, 100.000 euro. Sono tuoi. Grazie mille. Ottimo lavoro. Grazie mille. Andatevi a riposare, valli a spendere, vatti a divertire. Grazie mille, boss. Ciao, grazie. Ragazzi. A presto. A presto. Ciao, ciao. Vittoria, ragazzi. Vittoria. Siamo il team di sabotatori. Fagli i complimenti pure a quell'altro lì che ti ha aiutato. Sì, certo. E poi questo video, ragazzi, finisce così, trionfanti. Mi raccomando, like e iscrizione, ci vediamo al prossimo episodio della serie. Ciao a tutti!